buon pomeriggio a tutti. Dopo la presentazione del libro di Simone De Fraia riprendono le conferenze del ciclo I Vescovi della Diocesi di Arezzo, organizzato dalla Società Storica con il patrocinio del Comune di Arezzo e in collaborazione con la Diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro. Precedenti due appuntamenti abbiamo parlato di due vescovi molto lontani da noi, Boso Bertini, vissuto alla metà del 300 in una situazione in cui Arezzo era ancora libero comune e il vescovo recitava un ruolo importante anche nella vita civile, alcuni vescovi furono signori della città, e poi di Stefano Boniucci, vescovo nella seconda metà del 500, quando si iniziava a dare attuazione alle disposizioni del Concilio di Trento. Facciamo questa sera un passo avanti di circa mezzo secolo, approdiamo al pieno 600 con Tommaso Salviati, che fu vescovo della città a lungo per 33 anni, uno dei più lunghi episcopati della storia aretina. A parlarcene sarà Giovanni Bianchini. Vescovo Salviati, Tommaso Salviati, nato a Firenze nel 1601, laureato a Pisa nel 1623, quindi all'età di 22 anni, in utroque iure, divenne vescovo per la prima volta di Colle Valdelsa nel 1634 e, come abbiamo visto, 4 anni dopo fu trasferito sulla cattedra di San Donato. Ad Arezzo, come altrove, vengono applicati i decreti del Concilio di Trento, e in particolare Salviati apre il seminario nel 1640, pochi anni dopo essere arrivato, e mette in moto un autentico rinnovamento in campo spirituale e devozionale della diocesi. Leggo dall'abstract preparato dal relatore: aiuta un popolo sempre più povero in città come in campagna, in un momento di grandi difficoltà economiche, sia per le carestie sia per le tasse imposte dalla dominante Firenze. Non poche difficoltà derivano al vescovo Salviati dai rissosi canonici del Duomo e della Pieve e anche dalla sua contea di Cesa per problemi di giurisdizione. Salviati è definito vescovo elemosiniere e incarna, secondo il giudizio di un contemporaneo, l'idea dei vescovi, ovvero il vescovo perfetto. Muore dopo una breve malattia il 15 ottobre 1671, pianto dall'intera città. A parlarcene, dicevo, sarà Giovanni Bianchini, che è al mio fianco, aretino, insegnante, direttore didattico, dirigente scolastico, ha unito l'impegno nella scuola alla passione per la ricerca, collaborando per molti anni con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena. È stato consigliere comunale di Arezzo dal 1970 al 1975. È un assiduo frequentatore degli archivi, specie per quanto riguarda i carteggi e le corrispondenze. È studioso in particolare della cultura aretina e toscana, di natura storica, letteraria, poetica, teatrale ed accademica. E si è concentrato sui secoli che vanno dal 500 al 700. E risiede a Palazzo del Pero, profondamente legato alla Val Cerfone. Bianchini ha ideato ormai 10 anni fa i venerdì di Palazzo del Pero, collabora con la Società Storica, di cui è uno dei 6 fondatori, è da tempo consigliere, ha svolto numerose conferenze, partecipato ai convegni e scrive su notizie di storia. Ha messo a fuoco diverse figure di letterati aretini, oltre a Francesco Redi,
Antonio Magliabecchi, Federico Nomi, Giobatta Capalli, Faustina degli Alzi nei Forti, Scipione Francucci, Emilio Vezzosi e alcuni appartenenti al ceto dirigente cittadino che avevano la passione per la scrittura teatrale, come Bernardino degli Alzi, Antonio Pacinelli, Pietro Guadagni, Giuseppe Gherardi da Casola. Diverse di queste biografie sono apparse in Notizie di Storia. All'attivo numerose pubblicazioni. I Venerdì di Palazzo del Pero hanno generato due volumi, Appunti per la storia della Val Cerfone, tomo primo e tomo secondo, usciti nel 2011 e nel 2017, di cui Bianchini è il curatore. Recentemente, come sviluppo di una conferenza svoltasi in questa sede, è uscita un saggio sulla figura di Emilio Vezzosi, a lungo dimenticata, si intitola Filosofo, medico, insegnante, accademico, e poi presente con due saggi nella storia di Arezzo, nell'Arezzo dell'età moderna, pubblicato dall'Accademia Petrarca, un saggio sulle Accademie e il teatro, un saggio su Faustina degli Alzi, anche socio dell'Accademia Etrusca di Cortona, dell'Accademia Petrarca e della Brigata Aretina Amici dei Monumenti. Prima di dargli la parola, ricordo i prossimi appuntamenti. Venerdì 22, cioè fra tre giorni, prende avvio il Cineforum nella nuova sede della Società Storica Aretina, in via Leoni 18, la palestra ex Inadel, che è il fabbricato subito prima, percorrendo via Leoni, della caserma della Polizia Stradale. Bisogna entrare in un cancelletto e proseguire nell'interno. Presentiamo, con la curatela di Ermanno Alpini, altri quattro episodi di Heimat, una storia della Germania attraverso le vicende di una famiglia. Nella prima parte abbiamo ripercorso la storia fra le due guerre e la disastrosa guerra per la Germania, come del resto per l'Italia. Questi quattro episodi sono relativi ai primi anni 60 del Novecento. Il ciclo sui vescovi prosegue martedì prossimo. Franco Cristelli parla di Agostino Albergotti, famiglia aretina. Ritorna un vescovo aretino dopo diversi secoli, fu vescovo dal 1802 al 1825, negli anni dell'occupazione francese, e era un vescovo particolarmente devoto alla Madonna del Conforto, completò la cappella dedicata alla Madonna nella cattedrale. Poi seguiranno altri due appuntamenti, il 5 marzo e il 26 marzo, parleremo del vescovo Fiascaini, siamo alla metà dell'Ottocento, quindi con i problemi legati al Risorgimento e alla realizzazione dell'Unità d'Italia che portò alla fine del potere temporale della Chiesa. Infine approdiamo con Giuliana Paffetti al primo Novecento con il vescovo Volpi. Il primo marzo i programmi sono disponibili al tavolo per chi li vuole. Prende avvio appunto la decima, vero? Edizione dei Venerdì di Palazzo del Pero. Il primo marzo e venerdì si alternano con il Cineforum della Società Storica Aretina. Alberto Nocentini parla delle origini del nostro dialetto. Bene, io vi ringrazio e cedo la parola al dottor Bianchini per la conferenza sul vescovo Salviati. Grazie Luca, nostro presidente. Nei miei studi sul Seicento aretino e toscano mi sono imbattuto nel vescovo Tommaso Salviati studiando Giobatta Capalli, 1623-1695. È un erudito, autore di discorsi sacri, di epigrammi, di panegirici, accademico, corrispondente di re di Antonio Magliabecchi, il bibliotecario fiorentino. Per un breve periodo, insegnante nella Scuola di Umanità della città, canonico della cattedrale e cantore dei numerosi vescovi che si succedono nella diocesi aretina nella metà del Seicento. Ebbene, Capalli sembra proprio colpito dalla figura di Salviati,
tanto che è incaricato 7 giorni dopo la morte, avvenuto il 15 ottobre 1671, di declamare il discorso funebre in cattedrale. Discorso che lui intitola Il Vescovo Elemosiniere, titolo già di per sé eloquente, a cui allega, per un'eventuale stampa, non avvenuta, l'idea dei vescovi ridotta alla pratica dalle opere di Monsignor Salviati. O discorso storico, dedicato a Cosimo III. Insomma, il buon Salviati, oltre che mettere al centro della propria missione vescovile la carità, incarna, secondo Capalli, il vero e autentico pastore che mette in pratica non solo le direttive del Concilio di Trento, ma dell'Evangelio tutto. Ovviamente non sono il primo a interessarmi di Salviati, lo hanno fatto prima di me Franco Cristelli nel 1982, Angelo Tafi nell'86, ma soprattutto Claudio Luigi Cicchetti, che con un saggio molto denso e corposo apparso negli annali aretini degli anni 2007-2008 dal titolo Tommaso Salviati, Vescovo di Arezzo, pagine 171-246, quindi oltre 70 pagine, si soffermava soprattutto, Cicchetti, sulla sua vita, sulla fondazione del seminario e sulla sua morte. Ho attinto da queste fonti preziose, ma la mia curiosità è andata oltre. Tra 9 documenti presenti nell'archivio diocesano e capitolare della nostra città, come negli archivi di Stato di Arezzo e Firenze. Mi manca, vedete, l'archivio di Stato Salviati, l'archivio Salviati presso Sant'Anna Pisa, ma la responsabile mi scrive che nulla esiste relativa a Tommaso, ma forse una visita sarà bene farcela. E cercando poi, naturalmente, quello che a me interessa, di comprendere soprattutto l'intreccio complesso delle relazioni di Salviati attraverso le lettere. Voi sapete che i carteggi sono ormai considerati una delle fonti preziose e ineludibile, specie per comprendere le idee e la loro circolazione negli ambienti dotti e non solo del secolo. Tommaso Salviati nasce a Firenze il 24 marzo 1601, il padre è senatore, la madre, Laura di Tommaso Medici, è sorella di Monsignor Francesco de' Medici, famiglia di origini antiche e nobili, secondo la genealogia ricostruita appunto da Cicchetti. Tommaso viene allevato ed educato da una santa zia, tale Alessandra Salviati, e da un ottimo sacerdote, Tolomeo Nozzolini, maestro di lettere romane. Frequenta lo studio pisano, dove si laurea in utroque iure il 21 novembre 1623, appena 22enne. Negli Acta Gradum Accademie Pisane, nel secondo volume, che va dal 1600 al 1699, si precisa Tommaso Salviati Patricius Florentinus. Il promotore e i testimoni, come usava allora, appartengono tutti alle più importanti famiglie patrizie del tempo, i Corsi, Martelli, Altoviti, Minerbetti, Serristori. Risale probabilmente a questo periodo l'amicizia con un professore belga, Pietro Adriano van den Breck, professore di lettere umane e di eloquenze nello studio, autore tra l'altro nel 1673 di un poema, di una raccolta di poesie dal titolo Poemata, con il quale, appunto, belga, professore, intesse un proficuo rapporto con stima reciproca, come si evince dall'Epistolarium Libri Tres del Breck, pubblicato postumo a Lucca nel 1684. Queste sono due scansioni dove c'è questa corrispondenza che è stata pubblicata, tre lettere del Breck nel 67 e nel 68 a Salviati e due di Salviati al belga, sempre di questo periodo. Il tema e alcuni riferimenti, questa seconda è ancora un po' peggiore della prima, ma
Il tono e alcuni riferimenti ci fanno capire che la corrispondenza fu senza dubbio più ampia. Soventi i riferimenti ad un amico comune, Re Dio Nostro, ovviamente Francesco Redi, e a Federico Nomi. Spetterà infatti proprio allo scrittore di Anghiari, Nomi, dedicare al belga un epicedium e farne l'orazione funebre il 21 agosto 1676 presso l'Accademia dei Disuniti, quando Nomi, ormai lasciata Arezzo, diviene rettore del Collegio Ducale della Sapienza nel 1670 e poi, due anni dopo, professore di diritto feudale. Fermiamoci un attimo su questa orazione. A parte i connotati, il letterato famoso che conosce Catullo, conosce Tibullo, conosce Properzio, esperto nelle filosofiche discipline, nelle mediche facoltà, nella teologica sapienza, prosegue il Nomi. Benché non abbondantemente fornito dei beni di fortuna, ai vari amici in vari tempi soccorse. Da lui proferita una sola parola giammai, che dalla carità non apparisse. Della ritiratezza più studioso o delle scolaresche ricreazioni men vago. Delle vanità popolari nulla ambizioso. La pietà nei gesti, la modestia nei pensieri, la religione nei detti. Hanno fatto, conclude il Nomi, del Breck un uomo d'antica semplicità, semplicità, degno Platone della tua Repubblica, cantore giudizioso e santo. Alcuni termini li ritroviamo nel discorso funebre che verrà fatto appunto per la morte di Salviati. L'anno dopo, conseguita la laurea, nel 23, lo troviamo a Roma in Aulam Cardinalis Barberini, ovvero alla corte di Francesco Barberini, nipote di Papa Urbano VIII. Al secolo Maffeo Barberini, sapete, che ha avuto un lungo papato dal 23 al 44. Qui Salviati ha modo di assistere a quella meraviglia cristiana che cerca di coniugare la riforma cattolica in applicazione dei decreti di Tridentini con la ripresa delle forme dell'antichità, soprattutto augustea, tanto da porsi Roma come la capitale della Repubblica delle Lettere e delle Arti. Pensiamo per esempio alla scultura e alla pittura. In un misto di sacro e di profano, non disdegnando aperture verso la sensualità pagana del marino. Un periodo anche di grandi trasformazioni urbanistiche, pensiamo a Palazzo Barberini, Palazzo Giustiniani, la nascente Galleria Borghese. Insomma, lettere, arti e scienze esplose grazie al fenomeno cosiddetto del mecenatismo di corte. Il buon Salviati, accorto nel mare politico, dice Capalli, assiste a tutto questo, probabilmente assorbe, come dire, nella sua formazione alcune di queste idee, comunque ben presto segue il cardinale Barberini in due viaggi diplomatici, prima in Francia, poi in Spagna. La carriera ecclesiastica è sorprendente, prima chierico, poi arciprete, canonico e vescovo di Colle Valdelsa su proposta di Ferdinando II, con nomina del 21 agosto 1634. Da Colle Valdelsa ad Arezzo il passo è breve, solo dopo tre anni il principe Mattias de Medici, il fratello appunto di Ferdinando, governatore a Siena, ma anche governatore qui a Monte San Savino, annuncia Salviati la sede vacante di Arezzo per la morte del vescovo Antonio Ricci, o De Ricci, 7 dicembre 1637, e che se interessato l'avrebbe comunicato al fratello Ferdinando II. Dopo alcuni passaggi istituzionali, il 2 maggio 1638 Salviati prende possesso della diocesi aretina. È interessante la descrizione della città nell'atto di nomina, che riporto da Cicchetti, che ha tratto questo testo dagli archivi vaticani. Oltre alla cattedrale sono 13 parrocchiali, una delle quali ha il fonte battesimale, vi è un'altra collegiata detta la Pieve, vi sono 13 monasteri di frati dentro di esse, 3 fuori. Vi sono 11 monasteri di monache e uno di clausura, detto delle derelitte. Vi sono 15 confraternite di laici, 9 ospedali, 2 monti di pietà, uno retto da cittadini e l'altro da contadini. La diocesi è ampia di giro circa 150 miglia, contenendo sotto di sé 12 terre e più di 100 castelli.
in detta città non vi è il seminario, del quale è necessità grande, e per farlo vi è gran facilità per esservi molti benefici. Quindi, come si vede, la priorità della diocesi è l'istituzione del seminario. Inutilmente ci aveva provato il vescovo Pietro Osimbardi, costretto alla resa per la ferrea opposizione della fraternità dei chierici del Murello, che ricorrono al pontefice e, ottenuto il loro scopo, affermano Cristelli e Tafi, cantarono un solenne Te Deum di ringraziamento in Duomo. Ma questa volta il mandato, ex disposizione, Sacri Concili Tridentini, capitolo 18, sessione 23, de Riformazione, è perentorio. Così quel vescovo che giungeva in Arezzo come uomo di scienza, onestà e chiari costumi, mette in campo una inaspettata decisione, un'accurata e sorprendente diplomazia e, non ultima, una parte del suo cospicuo patrimonio, 3.000 scudi, dice Capalli. Il suo modo di fare sembra affascinare e superare ostacoli che ai suoi predecessori erano sembrati insormontabili. Così va bene anche una sede provvisoria presso in angolo non occupato della croce, proprio Ecclesia Santi Laurentino e Pergentini, fuori porta, appunto, fuori porta giù, come si chiama? Canto alla croce. Sì, ecco. Con un numero massimo di studenti. E il 7 marzo 1641, ho dovuto correggere questa data rispetto a ciò che ho comunicato anche alla stampa, perché vedo che mettono questa data. Io probabilmente ho preso ottobre 40 perché era la sede, era, come dire, la presa di possesso, ma non l'apertura. Quindi l'apertura è sicuramente del 7 marzo del 41, e da quel giorno è un continuo seguirne il percorso da parte del vescovo, numero, età dei giovani, la nuova sede, poi nell'attuale Palazzo Barbolani, l'organizzazione interna, rettore, prefetto, viceprefetto, maestri di umanità, di scrivere, di abaco, di sonare e canto figurato. Insomma, Salviati riesce anche a sostenere la vita grama del seminario, anche con donativi personali, la cessione di alcuni terreni della sua contea di Cesa, benefici di chiese resi disponibili per la morte dei loro usufruttuari. Infaticabile nel visitare la sua diocesi, numerose le visite pastorali, due faldoni di ben 800 fogli tra appunti e belle copie, mi dice Don Carlo Volpi, redatte verosimilmente dai suoi vicari, in latino o latino-italiano, con abbreviazioni non sempre scioglibili, ricchissime comunque di notizie, sia di carattere religioso e sociale, che di costume, di consuetudini, come di carattere artistico e architettonico, ciò che gli studiosi chiamano la visitatio rerum, la visita, come dire, le appunti della visita delle cose. Ma l'attenzione c'è anche un'altra visitazio, che è la visitatio omnes, cioè l'attenzione verso i chierici e i loro obblighi, residenza, celebrazione della messa e delle funzioni religiose, la somministrazione dei sacramenti, l'insegnamento catechistico, l'obbligatorietà dei registri parrocchiali. Tutti obblighi scaturiti dai regolamenti del Concilio di Trento. E questa visitatio hominum sembra, a parer mio, preminente, pur permanendo ancora la visita pastorale come strumento di controllo morale e religioso. Ma alcune osservazioni comunicatemi da Don Carlo ci permettono ancora di apprezzare un Salviati diplomatico e deciso, allo stesso tempo, quando per esempio vi è in una chiesa la contestazione di un sepolcro da parte di diverse famiglie. Oppure c'è la difesa dei suoi sacerdoti da male intenzionati, da cui il permesso di portare armi difensive sotto l'abito in maniera che non dia scandalo. Venire incontro a chiese particolarmente bisognose. Benefattore sempre e comunque, anche se si tratta di concorrere al finanziamento della guerra contro i turchi nell'anno 1652,
per salvare la lontana isola di Candia, particolarmente generosa nella lacrimevole carestia del 1648, quando il popolo è ridotto a, testuali, cibarsi di necce, cioè neccio, è una focaccia fatta con farina di castagne, di orzo, di mischianze discese di altre civarie, cioè altri legumi, frammentizzate di poco grano, con scapito evidente della sanità. Generoso verso gli ospedali, i monasteri delle Monaco, verso la fiumana di cenciosi e poveri accorsi delle campagne, per i quali ipotizzò di costruire un ospedale tra il granaio e l'orto del vescovato. E ancora, sussidi caritativi per le chiese più povere della città e del contado, per l'erezione di nuove chiese, generoso e caritatevole verso tutti, tanto che la fama di qualche accadimento miracoloso circolò ben presto in città. Generosità e carità confermate poi nel discorso funebre di Capalli. Dice: nato per sollevare il meschino dalle miserie, per asciugare il pianto e rendere gaio il pallidoso, alimentare i poveri tutti, anche i poveri vergognosi e bennati, cioè i nobili che erano caduti in disgrazia. Aprì loro il palazzo vescovile, dispensando solo in un'ora 80 scudi, aprì un monte di pietà sotto il nome della fede, visitò le prigioni, indefesso da udienza in piedi da 4 a 6 ore, nelle udienze criminali più padre che giudice. Si porta nei luoghi remoti a riconciliare i banditi tra di loro e oltre la pace ne ritrae l'aggiustamento delle loro coscienze. Parimenti verso i fanciulli dava una piastra a ciascuno che avesse imparato la cristiana dottrina a memoria, come pure premia agli insegnanti. Chiama raccolta la sua chiesa attraverso ben 5 sinodi. Pensate, ben 5. 1641, 1651, 1655, 58 e 64. Motivandoli, sacri concili tridentini, canon osservazione, ac moderandos mores, corrigendos excessus, controversias componendus. Si precisa in tutte le indizioni. Ci sono tante cose interessanti, tante questioni dibattute, ne prendo un paio. Casum coscientis nelle confessioni, questionibus elemosinarum, e la loro liceità, eccetera. La fama di tale statura morale, questo è del 51, la fama di tale statura morale del vescovo Salviato trova riscontro anche nelle opere a stampa. Jacopo Burali, nel 38, scrive Vita dei Vescovi Aretini. Era appena arrivato il nostro Salviato. Ebbene, lo definisce esattissimo esemplare di tutte le virtù e accompagnano la dedica a numerosi versi e anagrammi latini, tra i quali appunto anche un anagramma di Emilio Vezzosi. Nelle pagine conclusive poi Burali fa la storia sommaria della sua famiglia. Nel 41 Giacomo Mancini pubblica presso Francesco Zanetti di Arezzo Practica visitandi infirmos, e la dedica per il vescovo, testuale, exemplar pietatis atque ceterarum christianorum virtutum. Nomi che ha conosciuto Salviati quando era, perché è stato esaminatore sinodale nel 1661, quando c'è il sinodo appunto, esaminatore sinodale, e quindi lo ha conosciuto, gli dedica nelle poesie liriche del 1665 un inno, mi sembra, il lode di San Giuseppe all'istruttissimo e reverendissimo Monsignor Tommaso Salviati, vescovo d'Arezzo, e sulla destra qui c'è scritto
L'offra te che a noi dal fossi eletto pastor Tommaso e padre tra le beate squadre, eccetera, eccetera. Poi nel 67, dopo che era morto, pubblica un'ode a Perugia e la dedica a lui per l'esaltazione di Nostro Signore Clemente IX. È assente invece il vescovo, cioè non viene mai nominato, nell'attività dell'Accademia degli Scordi di Arezzo, un consesso elitario, punto di riferimento di aggregazione per i dotti della città, nemmeno citato dai vari appartenenti nelle numerose raccolte che si stampavano, come se il suo impegno fosse rivolto ad azioni ben più importanti. All'inizio degli anni 50 Salviati è fortemente impegnato a mettere in pratica la Costituzione di Papa Innocenzo X, 1644-1655, instaurando il regularis disciplina emanata il 15 ottobre 1652, dopo che qualche anno prima Roma aveva recensito i beni mobili ed immobili con le relative entrate ed uscite. E qui compito arduo per Salviati, come appare dalla tanta corrispondenza presente nel nostro archivio diocesano e capitolare, carteggio 1582-1740. È un iter lunghissimo che porta alla soppressione, tra gli altri, del converto dei padri carmelitani di Marciano, di San Bernardino di Laterina, del convento agostiniano della Quercia di Foiano. Dura un paio d'anni, con ovviamente ricorsi da parte o lettere da parte di chi in qualche modo veniva soppresso. Finalmente invia il tutto con grande fatica e anche sofferenza a Roma, dove con questo titolo: risoluzione e parere di Monsignor Vescovo di Arezzo e suoi canonici. Quindi era riuscito a coinvolgere in questo caso i canonici. Però di fronte alla soppressione vi è anche l'impegno di costruire tante nuove chiese. Un esempio su tutte: il Tempio della Madonna del Morbo di Poppi, costruito proprio tra il 1657 e il 1659, su progetto del medico poppese Francesco Folli, in onore della Madonna, pensate, dopo la peste del 1631, quindi erano occorsi quasi 30 anni. Il buon vescovo non trova comunque sempre consenso e lodi. I rissosi canonici del Dome della Pieve, infatti, di precedenze di privilegi acquisiti nel tempo per arrivare liturgie, lo costringono a intervenire e a mediare. Tra i tanti episodi, nel 1647, in questo caso la mediazione nei confronti dei magistrati del popolo, ma anche nel 1670, un anno prima della sua morte, come ci ricorda Franco Cristelli, che ha esaminato il manoscritto 28 della Biblioteca Città di Arezzo, Salviati è costretto a fare intervenire il suo bargello con 60 sbirri per mettere fine a un increscioso episodio avvenuto durante una processione. Guai notevoli invece gli giungono dalla sua contea di Cesa per problemi di giurisdizione. Questa è una bellissima cartina che ho trovato all'archivio di Stato di Firenze. Per problemi di giurisdizione non nuovi nel panorama delle terre confinanti tra la Chiesa e la dominante, medici e privati, è pieno il 600 di queste cose. Il 20 novembre 1660 alcuni suoi affittuari, contadini di Brolio, vengono catturati da un caporale famigli di Cortona e rinchiusi nel carcere di Castiglion Fiorentino perché sono trovati in possesso di merci e roba, in possessi appunto che vengono ritenuti non del conte vescovo. Si va in causa e è un processo formalmente fabbricato, dice testualmente Salviati, tra la Chiesa, il cardinale dei Medici, infatti sono i possessi della dominante, un alfiere e un capitano, tal Beruardi.
E qui è interessante perché nell'archivio di Stato ho trovato una serie di lettere, una corrispondenza che dura diverso tempo, 2 anni. Miscellanea Medicea 345-9, cartelle 1950, dove c'era inserita anche questa cartina. A nulla valgono le nostre lettere, con tanto di cartine del luogo, affinché precisa in modo accurato il buon vescovo, le ragioni della Chiesa non restino oppresse dagli arbitri così fatti dagli sbirri e io possa soddisfare al debito della mia coscienza e reputazione. Ancora nel 1665 il problema non sembra aver trovato una soluzione con la dominante, che di fatto di giurisdizione non cede assolutamente. Ha il suo da fare contro i questuanti, naturalmente che vanno negli ospedali, nelle confraterne, in altri luoghi, promettendo, testuali, false indulgenze. E i fedeli creduloni, dice il nostro vescovo, ci cascano. Oppure al suo da fare contro false preti che celebrano, o è costretto a revocare la licenza ai velettai ebrei, coloro che facevano le velette alle monache, di vendere appunto nei monasteri di monache. Contrariamente ai suoi successori, Salviati tiene buoni rapporti con le varie congregazioni religiose presenti in città, compreso con l'abbadia delle Sante Flore Lucilla, così attenta attraverso i suoi abati a mantenere certi privilegi goduti fin dal Cinquecento. Nel 1650 l'abate di Badia Gregorio Ricciardetti, una bella figura, facendo pressione sulla cura romana, ottiene che la ricorrenza delle Sante Flore Lucilla, il 29 giugno, si è inserita anche nel calendario ordinario diocesano. La notizia viene comunicata a Salviati da parte del Ricciardetti che l'8 ottobre, dopo essersi congratulato con l'abate ed aver assicurato che la concessione verrà stampata nell'ordinario della diocesi, dice: per notizia di tutti e singolare ossequio verso queste spose di Cristo, appunto le sante, afferma contento: la festa così si potrà solennizzarla con rito doppio, e conclude rivolto all'abate: la prego di ricordarsi di me nelle sue orazioni. Questo è presente nell'archivio diocesano e capitolare, conventi, monasteri, sedi, libri parrocchiali, eccetera eccetera. La cura delle anime sembra, specialmente dei suoi novizi, vedremo, sembra la molla delle lettere di Salviati, che Salviati scrive a vari auditori dello studio di Pisa, cioè potremmo dire quasi oggi ai responsabili della pubblica della pubblica istruzione del tempo, erano auditori dello studio pisano. Così, per esempio, scrive Niccolò Fantoni, che era un nobile senese, all'inizio degli anni 50, perché alcuni suoi chierici sono stati convocati dal commissario pisano, vuol sapere i motivi e se, dice, averanno errato, gli farò castigare con quel rigore che meritano. A un altro auditore, Alessandro Vettori, che è responsabile, diciamo, dell'auditore dello studio di Pisa in due distinti periodi, nel 37 e nel 50, scrive, per esempio, per uno studente di Monte San Savino che nel 58 lascia l'abito clericale e come secolare, dice, poi coinvolto nella sua terra in una rissa, da cui la richiesta da quale organo ecclesiastico civile debba essere giudicato. O per informazioni su sacerdoti idonei ed eleggibili per ottenere benefici in parrocchie, o per sapere, per esempio, se la chiesa dei Santi Cosma e Damiano di San Gusmè, vicino a Siena, sia patronato della dominante, perché in quel modo potrà agire. Non è fuori luogo ipotizzare anche un cambiamento durante il vescovato di Salviati, del cambiamento dei gusti degli aretini in fatto di scrittura teatrale e rappresentazione nel Salone delle Commedie delle logge vasariane. Pur permanendo la loro preferenza degli aretini verso la commedia rispetto alla tragedia e nomi
in questa, che difende la commedia, che difende la tragedia, dice la, forse, la gioventù forsennata aretina delira, nonostante appunto sappiamo che gli aretini preferivano la commedia. Bene, al tempo di Salviati si rappresentano meno commedie, più commedie spirituali, più opere comiche spirituali e opere tragiche. Anche queste ultime, naturalmente, trasudano di moralismo. Tommaso Salviati muore il 15 ottobre 1671, dopo una breve malattia che aveva fiaccato un fisico già fragile. Dice Capalli: cibasi così poco che è stimato non sufficiente alla conservazione della vita. Tutto viene registrato in una relazione del cappuccino padre Giuseppe di Firenze, amico del medesimo prelato, che al tutto si trovò presente. Questo manoscritto è presente appunto nella biblioteca città di Arezzo, nella biblioteca città, manoscritto 187, e questo è stato riportato integralmente da Cicchetti nell'appendice del suo studio. Non mi soffermo sulla descrizione della malattia, però invece su alcune frasi che precedono la descrizione. Dice: egli è stato prudente, zelante di timor di Dio, dotto, caritativo, pietoso, paziente, umile, devoto, esemplare e perfetto, specchio e prototipo di perfezione ed un vivo esempio a tutti di virtù, e si dimostrò proprio, e un vivo esempio a tutti di virtù, si dimostrò proprio e non mercenario pastore del suo gregge. L'avergli beneficiato con modo particolare alcuni che gli furono molto contrari e cercarono fargli del male. Le correzioni caritative che fece ad alcuni delinquenti, nelle quali mescolò talmente il dolce della pietà con l'amaro del castigo, che non solo li rese emendati, puliti, ma a lui molto affezionati. La sua umiltà profondissima e l'onorevole rispetto col quale sempre trattò senza taccia del suo grado e dignità, anche con i più meschini ed abietti. La malattia e la morte trovano riscontro anche nelle deliberazioni del comune, del magistrato dei priori e del consiglio della comunità, Archivio di Stato, tomo 42. E tutta la città, con le sue autorità civili e il popolo, a celebrarne le solenni esequie, con tanto di processione dal Vescovato a San Francesco e poi in Duomo, con 80 torce che attorniavano nella processione il feretro. E poi, gli dice, il corpo fu incassato nella detta cattedrale, nel solito sepolcro dei Vescovi, dietro l'altare di Santo Stefano. Sepolcro e corpo poi dispersi a seguito dei lavori per la costruzione della Cappella della Madonna del Conforto, dopo il prodigio del 15 febbraio 1797. Sette giorni dopo, vi ho detto, ci fu il discorso funebre di Capalli, il vescovo e le elemosiniere, che doveva essere la degna conclusione di quel discorso sacro, di quel discorso sull'idea dei vescovi. Testi pronti verosimilmente per la stampa, ma che non avviene mai. Per due motivi. Primo, ce l'ha, lo dice il Capalli, perché il padre Gamurrini, Eugenio Gamurrini, che stava preparando l'istoria genealogica delle famiglie nobili toscane umbre, e nel quarto volume, anche se a parte del 79, dice che Salviati ha scritto una vita panegirica di questo vescovo. Quindi questo fatto, ma poi dice che un certo sacerdote fiorentino, un certo Francesco Cionacci, creatore di scritti e su vite dei santi, chiese, monasteri e vescovi, cercò di sottrargli questi documenti con destrezza. Quindi questa fretta del padre Gamurrini, questa destrezza sospetta di questo Francesco Cionacci, il fatto è che questi documenti non furono mai pubblicati. Due giorni dopo la morte scrive
l'auditore dello studio di Fisa, allora Ferrante Capponi. Scrive al capitolo dei canonici del Duomo, da Firenze, una bella lettera che è presente sempre nell'archivio della nostra diocesana capitolare. La perdita che ha fatto cotesta chiesa è stata grande, ma maggiore la proveranno i poveri che in questo anno così sterile restano privi del sovvenimento che avevano dalla liberalissima mano di sì pietoso prelato. Alcune idee conclusive. Un vescovo figlio di una stagione difficile dal punto di vista economico per la città, che nel 1675 verrà, dopo la morte dei Salviati, commissariata, quando da Firenze viene inviato un depositario per mettere ordine nelle varie istituzioni cittadine e nel debito pubblico, cresciuto in maniera esponenziale, mentre la popolazione fa i conti con la povertà diffusa anche a causa delle ricorrenti carestie, delle imposizioni continue di nuove tasse da parte della dominante. Nonostante tutto, e questo l'ho voluto scrivere in una deliberazione che ho trovato del magistrato dei priori, la città è ossequiosissima, fedelissima e ubbidientissima, anche se le intimidazioni da Firenze sono: Sua Altezza intende, vuole e comanda. In campagna la vita è davvero grama. Se prendiamo una lettera e le parole di un curato che scrive al suo vescovo, un curato di Monterchi che scrive al suo vescovo Malaspina nel 1691. Fa una specie di categorie sociali. Al più basso ci sono i poveri, ci fanno il pane, andando poi per pagarlo a faticare nelle maremme e mangiando il grano in erba, con usare per bever acqua senza metter pignatta a fuoco 20 volte l'anno, se non al tempo delle castagne, le quali servono per companatico insieme, e questi lavorano le altrui terre, filano le donne e sono pastori i figli. Più su ci sono i mendichi, quelli che stanno a pigione, non raccolgono né pane né vino, prestano la loro opera a giornate e si mantengono sulla rocca o sul telaio. Poi ci sono i miserabili, che limosinando il tozzo o per vecchiaia o per la infermità, necessitate a ricorrere alle altrui porte. Un pochino più in alto ci sono i comodi o benestanti, coloro i quali per 12 mesi all'anno mettono in casa da far pane anche di qualsiasi biada ed acquerello da bere, con una botticella di vino pretto, cioè genuino, per l'estate, e da fare una minestra di civaia, cioè di legumi, con un poco di carne di maiale, spesso rancida, e olio poco e cattivo. E infine i ricchi. Il loro aver, l'aver loro, sarà di 3 o 4.000 scudi al più, benché per loro industria ne cavino buon frutto, aiutandosi col lavorare a sua mano le terre, col nutrire, vendere e barattare le bestie, col fare bozzoli da seta e simili cose. Se questa è la situazione dal punto di vista economico, più vivace la vita, la stagione, dal punto di vista religioso e culturale. I dettami del Concilio di Trento vengono finalmente applicati e non solo dichiarati, con il tentativo di una complessiva rinnovazio spirituale ed organizzativa che sembra irradiarsi anche nelle campagne. Se prendiamo ancora le deliberazioni, vediamo che continue sono le provvisioni, cioè sotto forma di denario, torcio, cera, per le tantissime celebrazioni liturgiche, solenni e non, con tanto di processioni e devozioni
che coinvolgono il potere civile, cioè i magistrati e le fraterie, e religioso, il vescovo, il clero con i suoi ordini, le compagnie, e ogni categoria sociale. Pensate che il 3 luglio, ho trovato questa notizia, il 3 luglio 1647 vi è una processione ad petendam serenitatem, per far cessare il brutto tempo, con l'ostensione del legno della Santa Croce. Ormai il devozionismo religioso sta per affermarsi definitivamente, sia nelle rappresentazioni teatrali, abbiamo visto, che nelle missioni rurali e con i numerosi predicatori in tempo di Quaresima, mentre il potere civile asseconda in toto quello religioso. La situazione culturale, secondo me, a inizio metà Seicento, porta i suoi frutti maggiori. La biblioteca è diventata pubblica nel 1934, la biblioteca in Arezzo, con l'eredità di Girolamo Turini, la tipografia, dopo la presenza di tipografi senesi, romani e fiorentini, finalmente diventa cittadini con la famiglia Loreti, e qui sono evidenti e chiari gli studi di Elisa Boffa, circolano i fogli volanti, i libri a stampa, i repertori biobibliografici, i primi giornali letterari. I carteggi e il commercio delle lettere si infettiscono e diventano linfa vitale per i tanti luoghi di incontri e di elaborazione di idee. Le prestigiose scuole pubbliche cittadine, il seminario ormai, il teatro, l'accademia, insieme alle continue sollecitazioni proposte della Fraternità dei Laici, sempre più coinvolta nella gestione pubblica, costituiscono ormai un polo di attrazione per altre città e regioni. Mentre gli archivi diocesani e dei monasteri, i ricchi archivi diocesani dei monasteri, vengono visitati dai viaggiatori dotti d'Oltralpe, come ci ricordano alcune lettere di Capalli inviate al bibliotecario fiorentino Antonio Magliabechi. E queste quindi arrivano i maurini Jean Bamillon e Michel Germain, o il bollandista David Papenbreck, che poi danno notizia di queste visite in Arezzo, per esempio nel 1686, nelle loro opere, nel Museum Italicum o negli Acta Santorum. E ancora, tra tanta produzione poetica, letteraria, encomiastica e celebrativa, soprattutto per matrimoni, monacazioni, esequie, passaggi di principe e principesse, circolano nuove idee, grazie ad alcuni prestigiosi aretini che prestano la loro opera come medici, filosofi, scienziati, librettisti, segretari, precettori, poeti, pittori, funzionari, presso alcune corti, come la corte romana, estense, fiorentina e viennese. Fenomeno che, come voi tutti sapete, conosciuto come mecenatismo di corte, che andrebbe maggiormente studiato anche per la nostra città. Grazie al mecenatismo illuminato di queste corti, la città e il suo contado, con i suoi piccoli centri da Anghiaria, da Cortona, Borgo San Sepolcro e il Casentino, vengono conosciuti. Ecco allora emergere figure come Scipione Francucci, Emilio Vezzosi, Berardino degli Azzi, Antonio Paccinelli, Antonio Cesti, Giovanni Filippo Apolloni, Antonio Nardi, Francesco Folli, Anton Filippo Ciucci, fino a Federico Nomi e a Francesco Redi. Per citarne solo alcuni, Redi rappresenta naturalmente l'emblema dell'aretino cortigiano per eccellenza, archiatra di corte, che ha trovato fortuna, onori, sede e laboratorio per le sue ricerche di ogni genere, appunto in Firenze, alla corte, e che si è impegnato anche per la sua città natia. Non bisogna dimenticare che al centro della vita culturale cittadina di questo periodo ci sono anche alcune istituzioni religiose cittadine, in particolare l'abbadia cassinese delle Sante Flore Lucilla e quella camaldolese di Santa Maria in Gradi, dove passano anche le idee innovative in campo storico, filosofico e scientifico, come letterario e agiografico, provenienti dalle correnti di pensiero europeo e che trovano terreno fecondo qui, in queste istituzioni religiose. E grazie anche a belle figure di abati, Gregorio Ricciardetti, Giuseppe Costalta,
Angelo Maria Arcioni, oppure il castagnonese Giovan Battista Becci, il senese Gio Maria Franchi. Questi abati fanno del loro monastero un centro di iniziative e di elaborazione culturale, lievito fecondo per la città e non solo. L'Europa dei dotti, le suggestioni europee delle grandi idee dei saperi che preparano il secolo dei lumi, passano e diventano linfa culturale nella nostra città grazie anche a Antonio Magliabechi, questo brutto bibliotecario fiorentino, ma ormai considerato come vera banca dati vivente dell'Europa dotta. Così è stato definito nel convegno del 2015 al quale ho anche io partecipato, e sono usciti gli atti del 2017. Ebbene, si è fatto una specie di censimento. Lui scriveva molto poco. In compenso a lui, in 40 anni, 50 anni, sono giunte ben 22.173 lettere, e ancora il censimento non è completo. Pensate che dal territorio retino giungono, secondo i miei studi, oltre 600 lettere. E si bada bene, non sono soltanto lettere domestiche, brevi, di saluti, di semplici auguri o di ringraziamento per dediche, invio di libri o altro, ma sono corrisponsive che costituiscono un breve trattato su questioni di carattere biobibliografico, di storia di un testo, su libri proibiti, per esempio della Sacra Inquisizione. Anche grazie a questo personaggio, a questi abati, il territorio retino nel panorama italiano del Seicento ha trovato, secondo me, pieno titolo per essere annoverato tra i più interessanti e prolifici, non più provinciale, appartato e autocommiserante. Grazie.